Comandante Vincenzo Menfi, comandante dei Vigili Urbani, oggi è la festa del corpo, lei ha relazionato sull'attività, un'attività importante fatta di numeri, molte azioni che naturalmente poi vedremo nel dettaglio in seguito, però nel suo discorso si evincono due dati fondamentali, la passione civile che ci mettete e il disprezzo per le regole, da parte dei cittadini però. È difficile lavorare in questo territorio? Sì. Diciamo che è difficile poiché talvolta, il disprezzo delle regole sembra un fenomeno senza frontiere. Quest'anno la mia relazione è stata un po' elaborata e basata su tre concetti fondamentali, che sono innanzitutto il ruolo della Polizia Municipale come soggetto che concorre al bilanciamento degli interessi, cioè dire a creare e a concorrere a creare un equilibrio tra i diritti e le libertà di ognuno di noi e i diritti e le libertà altrui, perché allorquando i primi invadono il campo delle seconde e allora non possiamo più parlare di libertà e diritti ma di prevaricazione. E quindi la Polizia Municipale si pone in equilibrio in questo processo di bilanciamento degli interessi. Poi il secondo concetto che ho voluto esprimere è che l'abusivismo non può e non deve essere considerato un ammortizzatore sociale, nonostante la grave crisi che affligge i nostri cittadini in questo periodo. E poi una maggiore... Se c'è crisi uno non si fa la casa, maggiore ragione abusiva. E poi una maggiore, parlo di abusivismo sia edilizio che commerciale, soprattutto commerciale. E poi ho voluto anche richiamare la maggiore attenzione che abbiamo prestato al fenomeno dell'inquinamento ambientale. A fine anno abbiamo veramente, soprattutto negli ultimi tre mesi, intensificato la nostra attività e questi sforzi ci hanno consentito di eseguire 12 sequestri in flagranza di reato, di cui 4 sequestri che riguardano delle discariche abusive, anche di ingente dimensione, e 8 dei mezzi che trasportavano abusivamente rifiuti, e quindi essendo abusivo il trasporto era verosimilmente destinato ad alimentare altre discariche abusive. Il 2013 dovrebbe essere l'anno della ripresa delle demolizioni, tanto per tornare all'abusivismo. Sì, sì, penso che riprenderemo, poiché l'ufficio tecnico sta aggiudicando l'appalto, quindi non appena i lavori saranno aggiudicati riprenderemo tempestivamente. Grazie. Prego. Antonio Vinci, vice sindaco di Marsala, qual è la vostra proposta, come interagire insieme alla Polizia Municipale? In questo periodo che ci siamo insediati, come già ha detto il comandante, abbiamo dato delle direttive, le direttive che brillantemente tutto l'intero corpo dei vigili urbani ha portato avanti. Il comandante Membe l'ha brillantemente illustrato e metteremo questi dati anche sul sito, così la gente da casa possa anche verificare e vedere cosa, la quantità, la qualità del lavoro che hanno svolto. Siamo grati al corpo del comando dei vigili urbani per il lavoro che giornalmente e costantemente fanno. È un corpo abbastanza complesso nel numero, bisognerebbe ancora integrarlo con della nuova agenda, con gente che è in pratica fresca. Lo stesso comandante ha rappresentato anche la necessità di integrare anche le ore lavorative alla gente che in pratica è contrattista con poche ore di lavoro, e vediamo se questo è possibile, e lo faremo sicuramente, ma sta il fatto che il corpo della Polizia Municipale di Marsala che brilla nell'intero territorio provinciale. Nonostante siano pochi e i mezzi sono sempre pochi quelli. Sono pochi come numero e mezzo ormai diciamo un po' obsoleti, però il comandante riesce a farlo lavorare abbastanza bene, magari come ha già detto lui sfruttandolo in maniera particolare, però è giusto che si dia questo segnale alla città, perché questo è il corpo di giubane, è proprio quelle figure istituzionali che in pratica vengono incontrate, sono quelle figure con le quali la gente già si confronta e capisce che c'è l'autorità in giro nel centro, nelle contrade e quant'altro. Grazie. Prego.